appuntamento. Sì. Ok, certo. Posso avere l'impegnativa. Qui. Anche gli altri fogli del... Le do un'occhiata. Questi sono del medico. Ah, ci sono anche quelli del pronto soccorso, vedo. Ok, quindi immagino il motivo per cui è qui. Lo leggo anche. Caso mi faccio le fotocopie di questo e l'impegnativa invece rimane a me. Ok, allora direi che intanto mi scrivo i suoi dati. Qualche domanda? No, allora le faccio io alcune domande. Quindi, quindi il motivo della visita abbiamo, come le ho già detto, ho visto insomma più o meno dalle informazioni che mi ha dato, sì. Quindi quindi posso scrivere. Invece volevo chiederle anche se soffre di qualche patologia, ha sofferto di qualche patologia, prende qualche medicina. Non recentemente. Va bene. Ok, allora adesso le andrò a illustrare. Mi metto il tablet qui perché comunque mi serve per poi tutte le informazioni da inserire man mano che facciamo questi piccoli esamini, queste piccole prove. Allora, comunque mi raccomando, cioè, si stia tranquillo perché non sono degli esami invasivi, anzi deve stare più mi sta tranquillo e più facciamo prima e esce meglio questi piccoli esami, queste piccole prove, tra virgolette. Ok? Allora, questo esame, diciamo, l'esame dei nervi cranici consistono insomma in esaminare 12, 12 tra questi nervi e andiamo sui nervi oculomotori, sull'olfatto, sul appunto l'apparato uditivo, la lingua, insomma tutte queste cose qua. È un po' difficile da capire. Ma non è molto, cioè sembrano paroloni, ma è molto più semplice cioè più semplice farlo che a dirlo. Allora, comunque lei stia calmo, mi faccio un bel respiro. Perfetto. Io mi vado a mettere intanto gli occhiali e iniziamo praticamente subito. Ok, benissimo. Allora,
li ascolto un attimo, il cuore e la respirazione. Mi faccio un bel respiro. Sentiamo il cuore. Ok, non ci sono problemi. Quindi io andrei avanti con l'esame. Allora, iniziamo con il test agli occhi, quindi ai nervi oculomotori, e lei mi deve stare molto fermo con il volto, con la faccia, deve tenere ferma. Io mi muoverò, ok, con oggetti, mani e quant'altro, e lei non deve muovere per niente la faccia, ma solo gli occhi. Ok, prendo una penna. Ops. Niente di importante. Ok, le seguo la mia pinna. Mi raccomando, la testa ben ferma, solo con gli occhi, senza muovere la testa. Perfetto. Ok, adesso andiamo a controllare la pupilla. Non ci sono problemi. Mi scrivo. Ok, allora, ora vediamo un po' il campo visivo. Mi seleziono. Ok, sul tablet. Allora adesso deve stare sempre con la testa ben ferma, guardi o il mio naso o la mia bocca e mi dica quando lei vede le mie mani, cioè quando le mie mani spuntano nel suo campo visivo. Ok? Ok. Ci mettiamo i guanti perché la devo un attimo toccare, insomma, adesso non si preoccupi, niente di che. La andrò a toccare molto piano, delicatamente. Lei adesso mi tenga gli occhi aperti e mi dica se sente il mio tocco. Adesso mi raccomando, con gli occhi chiusi. Sente? Anche qui è andata molto molto bene. Mi deve ora strizzare gli occhi, quindi chiudere forte 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 gli occhi. Io tenterò di alzarle questa parte qui e lei deve impedirmelo. Ok?
andiamo sulla bocca. Deve aprirla al massimo e io le toccherò questa zona qui senza farle male, non si preoccupi. Vada. Ok. Mi segno tutto, così poi nel referto ci sarà ogni cosa. Due esercizietti. Deve fare questo movimento qui, come se mi sta dando un bel bacio, però più forte che può. Io sempre la tocco. Ok, ora mi gonfi le guance e io le andrò a toccare e a spingere un po', e lei deve sempre fare resistenza. Ancora, ok. Allora, adesso le andrò a toccare i nervi qui, insomma, delle orecchie, e lo facciamo sia con gli occhi chiusi che gli occhi aperti. Sente che la sto toccando. Ok, adesso chiuda gli occhi e mi dice se la tocco. Sì, ottimo. Adesso mantenga sempre gli occhi chiusi e vado a fare dei click nelle sue orecchie e lei mi deve dire dove lo sente, sia a destra o a sinistra. Benissimo. Dove lo sa? Ok. Perfetto, un'altra volta. Ottimo. Me lo segno anche qui. Adesso andiamo vedere i nervi olfattivi. Le farò praticamente sentire alcuni profumi molto molto comuni. Lei mi deve dire se li sente o meno. Mi deve dire, deve cercare di indovinarli. Ok, annusi. Ok, prima con una narice, sente, sì, con l'altra. Sa dirmi che cos'è? Sì, pesca. Un'altra boccettina. Ha indovinato subitissimo, quindi è ottimo. Cannella. Io mi segno sempre. Ok. E l'ultimo. Ok, vaniglia. Benissimo. Anche il testo olfattivo è andato in maniera divina. Ok, ora mi deve aprire la bocca in questa maniera qui, normale, con la lingua dentro in posizione normale. Io sempre che la tocco e la visiono. Tocco tutti i vari nervi, tendini, tutto ciò per vedere varie anomalie, ma non ci sono. Ok, adesso mi apro completamente la bocca con la lingua da fuori. Ok, li guardo. Adesso mi faccia ah con la lingua da fuori. Ok. Un po' che è un po' così col collo,
abbiamo quasi finito. Ok, adesso si deve girare, deve girare la testa così, da un lato e dall'altro. Lo faccia. Perfetto. Adesso lo deve rifare, ma con me che le va a spingere, ok? Io cercherò di portarla al centro e lei deve fare resistenza. Ottimo. Qua. Ok. Ok. Adesso faccia su e giù con le spalle. Adesso le faccio sempre resistenza su una e sull'altra. E lei deve fare sempre resistenza, io le spiego. Benissimo, l'altro. Ok. Ok, l'ultima prova è la lingua. Adesso mi deve cacciare la lingua in una linguaccia normale, non esagerata, così. Adesso invece esageri proprio. Ok. Perfetto. Adesso mi spinga la lingua da un lato e dall'altro, così. Spinga di più da un lato. Ok, abbiamo praticamente finito. Come vede non è stato niente di pesante ed esagerato. Io comunque le dico già in anticipo che non ha nessun problema grave. Tutti i sensi, i nervi hanno risposto molto molto bene. L'unica cosa, forse se vuole approfondire un po' la visita oculistica, ma solo per un fatto di sicurezza, se non le si è abbassata la vista dopo l'incidente. Però lei sta in gran forma, ho visto anche le analisi e tutto, quindi non si deve preoccupare minimamente. Allora, io per il referto lascio detto alla mia segretaria che quando è pronto mandarle una mail per avvisarla nella versione cartacea e quindi può venire a ritirarlo. Se poi vuole anche la versione online anticipatamente, mi deve dare un referto, va bene quindi la versione cartacea, così. Va bene, allora io comunque sia gliele mando tramite mail e poi per avvisarla. Ok, è stato, sì, è stato bravissimo, come vedete è stato tranquillissimo. Ok, per qualche altro chiarimento della visita, quando vuole una chiamata o venga direttamente qui. Va bene? Ok, arrivederci.